Conosci la storia di Coco? È stata una femmina di gorilla nota per aver appreso un gran numero di segni da una versione modificata della lingua dei segni americana. Ne conosceva più di 1000, comprendeva molte parole in inglese e sapeva persino dipingere. In questo video di Animalpedia ti raccontiamo questa affascinante storia da non perdere! Coco è nata il 4 luglio 1971 nello zoo di San Francisco. Coco era il 50° gorilla nato in cattività e uno dei primi gorilla nato in cattività ad essere stato accettato dalla madre. Penny Patterson, che stava facendo il suo dottorato di psicologia alla Stanford University, si prendeva cura di Coco allo zoo di San Francisco, come parte della sua ricerca, ma non avrebbe mai immaginato che avrebbe trascorso il resto della sua vita con lei. Per insegnare la lingua dei segni di Coco e per comunicare con lei, Penny la crebbe come una bambina. Giorno dopo giorno le insegnava diversi segni che alla fine l'animale riusciva ad associare al loro significato. I primi segni appresi da Coco furono gorilla, mangiare e bere. All'età di 5 anni Coco conosceva già perfettamente 200 segni. Poco dopo venne calcolato il QI di Coco, che si è rivelato essere 85, solo 15 punti sotto la media degli umani. Davvero impressionante, non credi? Nel corso del tempo Penny si rese conto che i gorilla stavano già utilizzando un sistema di segnali per comunicare tra loro, quindi stava solo potenziando le basi inerenti alla specie. La lingua dei segni dei gorilla è composta da una dozzina di segni, ma Coco è stata in grado di imparare più di 1000 parole in età adulta. Come se non fosse abbastanza incredibile, Coco capiva perfettamente l'inglese. L'unica cosa che impedì a Coco di parlare furono le sue corde vocali, incapaci di riprodurre i fonemi che noi umani usiamo. Dopo 5 anni, alla Gorilla Foundation, Penny annunciò a Coco che avrebbe dato il benvenuto a un piccolo gorilla di nome Michael. Coco all'inizio lo respinse, come un bambino geloso quando nasce un fratello o una sorella. Ma dopo innumerevoli tentativi, i responsabili degli animali trovarono il modo di farli andare d'accordo. Li rinchiusero in un'area di gioco e finirono per giocare insieme. Coco era molto legata alle sue emozioni e non ebbe mai problemi ad esprimere ciò che provava. Per il suo compleanno, Penny le fece scegliere da una cucciolata di gatti randagi un gattino, che Coco chiamò Old Ball. Si ritiene che gli abbia dato questo nome perché il gattino non aveva la coda e sembrava una pallina. Sfortunatamente, una notte il gattino venne investito da una macchina. Coco aveva il cuore spezzato e passò ore a piangere e a urlare nella sua stanza. Di fronte alla tristezza dell'animale, il mondo si mobilitò inviando foto di gattini a Coco, in modo che potesse sceglierne uno e adottarlo. Finalmente le fu permesso di adottare altri gattini, e gli animali che scelse li chiamò Lipstick e Smokey, ed erano anche loro senza coda. I due gorilla adoravano dipingere, specialmente Michael. Dipinsero molte opere, come Amore e Terremoto, dimostrando così di essere in grado di rappresentare emozioni simboliche. Coco è morta nel sonno durante la mattina del 19 giugno 2018, nella riserva della Gorilla Foundation, all'età di 46 anni. La Gorilla Foundation ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale afferma che Coco ha toccato le vite di milioni di persone, come ambasciatrice di tutti i gorilla e un'icona per la comunicazione interspecie e l'empatia. Era amata e ci mancherà profondamente. Una storia davvero incredibile, non trovi? Facci sapere nei commenti cosa ne pensi. Alla prossima!